Via Petronio, 84 metri quadrati, cucina, soggiorno e bagno, secondo piano con ascensore e garage, prezzo 115.000 euro. L'appunto scritto da Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto di Trieste, è ancora al centro delle indagini per determinare se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio. La pensionata stava cercando una nuova abitazione, come emerso nei giorni della sua scomparsa. Secondo quanto riferito dal suo amante Claudio Sterpin, Lilly aveva intenzione di lasciare il marito Sebastiano Visintin per andare a vivere con lui. Tuttavia, prima di abbandonare la casa coniugale, voleva assicurarsi che suo marito trovasse una soluzione adeguata. Liliana non intendeva lasciare il marito in braghe di tela, come affermato da Sterpin. È importante notare che l'appunto relativo all'appartamento in via Petronio risale alla fine del 2019, circa 8 mesi prima dell'inizio della sua relazione con Claudio. Ciò indica che la pensionata stava cercando una casa anche prima di intraprendere una relazione extraconiugale. Pertanto potrebbe essere veritiero quanto sostenuto da Sebastiano, ovvero che lui e sua moglie avevano intenzione di spostarsi in centro città per trasferirsi in una casa con un garage più ampio. In altre parole, era consapevole di tali ricerche che lo coinvolgevano direttamente. Tuttavia, una cosa non esclude l'altra. Dalle analisi sui dispositivi elettronici è emerso che nel corso del tempo Liliana aveva modificato la tipologia delle sue ricerche su internet. Poco prima della sua morte, tramite il motore di ricerca di Google, aveva digitato le frasi «casa di piccole dimensioni» e «come divorziare senza avvocato». Nei 2 anni trascorsi tra le prime e le ultime ricerche di un appartamento, la sua situazione personale era cambiata. Inizialmente potrebbe aver cercato effettivamente di acquistare una proprietà in centro città per trasferirsi con il marito, ma successivamente potrebbe aver riconsiderato i suoi piani. Se così fosse, la piccola casa che cercava potrebbe essere stata pensata esclusivamente per Sebastiano. Tuttavia quest'ultimo sembra non voler considerare nemmeno questa possibilità. È persino giunto al punto di negare l'esistenza di una relazione tra sua moglie e Sterpin. Ma su questo argomento marito e amante hanno opinioni opposte. In ogni caso entrambi concordano su un punto. Liliana non si è suicidata. Non avrebbe mai volontariamente messo fine alla sua vita. A sostegno di questa tesi c'è il fatto che la donna aveva progetti grandi e piccoli. Ad esempio, nella sua agenda era annotato che il 20 gennaio 2022 avrebbe avuto un appuntamento dal dentista. Visintin ha confermato che la moglie, in quel periodo, stava seguendo una cura da uno specialista a Padova. Per comprendere appieno le cause della sua morte, i resti saranno riesumati, consentendo agli esperti di effettuare una nuova autopsia. Quella condotta 2 anni fa aveva prodotto risultati estremamente ambigui. Secondo il medico legale incaricato dalla procura, Liliana è deceduta per asfissia 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del suo corpo. In pratica, secondo l'esperto, la donna avrebbe coperto la testa con 2 buste di plastica e si sarebbe poi infilata in altri 2 sacchi di dimensioni maggiori, causandone il soffocamento. Una dinamica assurda, inverosimile. Risulta altrettanto strano che la sua morte sia avvenuta 20 giorni dopo la sua scomparsa, indossando gli stessi vestiti del giorno in cui è uscita di casa, il 14 dicembre. Nessuno l'ha vista in quelle 3 settimane. In questa misteriosa vicenda, le anomalie sono numerose. Il marito ha affermato di essere uscito di casa molto presto la mattina del 14 dicembre, passando in 6 pescherie della città per ritirare o consegnare coltelli che affilava. Tuttavia, tra le 8:16 e le 8:24, il suo telefono ha agganciato le celle della zona in cui abita. È possibile che sia rientrato in casa durante quel momento? Alle 8:22, come indicato dai tabulati, Liliana era al telefono con l'amante, a cui ha comunicato che sarebbe arrivata in ritardo al loro incontro perché doveva passare in un negozio di telefonia. Alle 9:04
il cellulare di Sebastiano ha agganciato la cella che copre la zona di quel negozio. Secondo Sterpin, Liliana e il marito avrebbero litigato perché lui aveva scoperto della loro telefonata. E ciò non è tutto. Dopo essere arrivato nel suo magazzino, il marito ha spento il telefono fino a mezzogiorno, cosa che non aveva mai fatto prima di quel giorno.